Quarta edizione della mostra Ricordi, ma forse questa ha qualcosa in più rispetto alle altre, qualcosa di speciale. Sì, questa racchiude, diciamo, l'emozione, l'emotività e, diciamo, la spiritualità che una mostra del genere può produrre. È la quarta edizione, le altre tre, diciamo, erano più narrative, possiamo chiamarle, come concetto. Questa è più emozionale. Questo è un omaggio, un vero tributo alla figura dell'artesiano nel Novecento, cioè chi ha costruito il paese come lo vediamo oggi, in sostanza, perché ovviamente ci sono stati dei cambiamenti anche negli ultimi 20 anni, però diciamo il nocciolo del paese è questo, e ovviamente anche un omaggio a coloro che tuttora portano avanti lo stile artesiano. Devo ringraziare la popolazione che ci ha dato un'infinità di materiale che è stato selezionato, è stato scansionato, è stato ristrutturato e restaurato da parte di Romolo e la moglie Irene, che ringrazio davvero di cuore per il lavoro che hanno fatto, perché è tantissimo, cioè quantificarlo e spiegarlo sarà impossibile, però davvero ho cercato stamattina di far capire alla popolazione che abbiamo davvero dei tesori e questi tesori vanno scoperti. Romolo e Irene sono davvero due persone preziose per Ardesio, e anche con questa mostra ci hanno aiutato e ce l'hanno dimostrato. Ardesio oggi vive ancora un momento importante alla vigilia di Natale, ricordando oggi ovviamente il nostro Danilo. Danilo ci ha dimostrato anche stamattina che la convinzione nel voler fare le cose è l'arma vincente per portare avanti i piccoli paesi di montagna. Noi ci crediamo, Ardesio ci crede, Ardesio vuole cercare di essere sempre più protagonista di questa nostra piccola montagna, e cerchiamo di andare avanti così. E buone feste, tanti auguri a tutti da parte della Proloco di Ardesio. Romolo Filisetti, insieme alla moglie Irene Benzoni, ha curato questa edizione della mostra Ricordi. Qual è stato il vostro lavoro? Il nostro lavoro principalmente è stato di selezionare un po' tutte, raccogliere un po' tutte le fotografie, poi iniziare a scansionarle perché erano in formato 6x9, tutti i formati che si usavano una volta, e portarle tutti a 20x30. E ritoccarne una buona parte, quasi tutti, sistemarle per poi esporle in formato 20-30. Poi abbiamo dovuto ancora farle passare tutto perché dovevamo scegliere i vari soggetti, per dire paesaggi, panorami, personaggi, manifestazioni, documenti e tutte quelle storie lì. E di lì abbiamo iniziato con Simone, le ragazze della Proloco, a separarle per poi andare avanti e portare avanti il discorso della mostra. Quante sono le foto? Le foto sono circa 470-480, adesso non mi ricordo più il numero, però si avvale su queste cose. Devo ringraziare tutti quelli signori che ci hanno dato le fotografie, la popolazione. Qual è il periodo a cui si riferiscono queste foto? Allora, iniziamo nel 1800 con quelle della famiglia Cacciabali. Poi si va avanti e arriviamo al 1900, inizio 900, e poi andiamo iniziamo nel 1960 in avanti, le mie personali. Poi quelle che ci ha dato la gente, anche loro inizio 900 e così via. Nel mio saluto dicevo che l'auspicio che si possa ricavare da iniziative come queste sia soprattutto per i giovani, che sappiano cogliere da questi visi, di cui tanti sconosciuti per le giovani generazioni, sappiano cogliere però da questi visi l'attaccamento che la gente di Ardesio ha sempre avuto per il proprio paese, per le proprie tradizioni, per il proprio territorio. È il messaggio più importante che possiamo ricavare da una mostra come questa e che dovrebbero ricavare davvero i giovani. È un auspicio che ho fatto, ma con la certezza che i giovani di Ardesio, tra l'altro numerosissimi questa mattina, sapranno perfettamente cogliere.